Benvenuti a tutti. Oggi è martedì, 19 aprile 2022. Di seguito l'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Scorpione. Protagonisti con tanto piacere. Finalmente una giornata buona per voi e per il vostro umore e se qualcuno nei panni di Mercurio polemico vi dà contro, alzate le spalle e non raccogliete, fiduciosi in voi stessi e nella vostra sensibilità, sapete di avere ragione al 100%. A ricordarvelo anche il sestile dell'astro guida Plutone al vostro segno e alla vostra ipersensibile ospite, che intrattiene rapporti affettuosi anche con Venere, Giove e Nettuno. Sensibilissimi a quanto avviene attorno a voi, assorbite come spugne la vibrazione del luogo e della gente, vibrando sulla loro stessa frequenza, facile perciò ferirvi, ma altrettanto facile farsi ferire, perché ciò che vi viene lanciato contro torna indietro come un boomerang, sembrate fragili e invece siete inossidabili. Momenti felici con il partner, i figli, la parentela, non solo la vostra, persino la sua oggi vi sembra empatica come non vi era mai apparsa finora. In fondo cose e persone non si rivelano mai come sono davvero, ma come noi le vediamo, create dai nostri occhi, evocate dai nostri giudizi, cambiando la visuale cambiano anche loro. La coppia risente molto dei malintesi e dei fraintesi, nel rapporto c'è freddezza e scarsa comunicatività. Prevalgono immaturità e inesperienza che potrebbero sfociare in litigi anche di una discreta consistenza. La gelosia potrebbe farvi perdere il controllo di una situazione importante e delicata, se non amate i colpi di scena mettetevi al riparo dai colpi della gelosia. Cuore e ragione, cuore e amore, se avete qualche rimorso o qualche rimpianto, oggi è il momento di tergere le lacrime e di pensare al futuro. Giove si predispone a favorirvi ma non fatevi trovare impreparati. È il periodo dell'intuito, anche i sogni potranno suggerirti messaggi importanti. Presta molto attenzione ai segni. La pace del cuore insiglierà a farsi sentire nel momento stesso che avrete perdonato di cuore i torti subiti. Una nuova energia attraverserà la vostra vita. Ma dovrete dedicare più tempo alla vita reale. I pianeti vi fanno sentire in fibrillazione. Potreste anche avere degli incontri piacevoli ma il vostro pensiero vola. Dove il dente duole. Qualcuno vorrebbe dominarvi in tutto e per tutto, non glielo concedete o sarà la fine. Sappiate essere forti e soprattutto mostrate la vostra personalità. Giorno fortunato per chi aspetta un ritorno se nati tra le 7 del mattino e le 15 del giovedì, potrebbe essere una meravigliosa realtà. I single dovrebbero rivedere i propri atteggiamenti e allargare le amicizie. Individuate senza dare nell'occhio una persona gelosa di voi, cercate di dialogare con questa cercando di capire i motivi di tanta gelosia. Mercurio sembra ostacolarvi oggi in tutti i modi ma è solo apparenza, in serata avrete dei buoni momenti. Evitate di accettare nuove richieste di amicizia sui social network. Fate valere la vostra speciale capacità con accento acuto di spiegare chiaramente punti di vista anche complessi. Novità positive in campo economico. Sarete particolarmente seducenti e affascinanti se appartenete alla seconda decade. Ci sono persone che oggi avranno bisogno del vostro intervento, quantomeno un sostegno morale. Pasquetta che vi vede tra i primi posti dei segni fortunati della giornata. La luna nel vostro segno suggella un trend di ottimismo, di freschezza di idee, di capacità di persuasione che riuscite a imporre sugli altri in una totale libertà d'azione come non vi accadeva da tanto tempo a questa parte. Oggi la luna si trova nel segno, lo scorpione questa settimana darà spazio a grandi emozioni e Venere in aspetto buono indica proprio questo. Giove inoltre alimenta speranze per il futuro, c'è un po' di confusione in casa e probabilmente ogni tanto ci sono anche dei problemi che riguardano i soldi. Questa è la settimana giusta se volete fare chiarezza. Prendere spunto dagli atteggiamenti altrui potrebbe portarvi ad essere additati come persone senza grande personalità. Da un certo punto di vista, sapete anche voi che avete delle difficoltà a prendere delle decisioni, ma soltanto perché volete essere accettati. Verrete accettati in realtà, quando vi meriterete la stima ed il rispetto delle persone, per come vi comportate autonomamente,
ed indipendentemente dal pensiero degli altri. Avete troppa paura di sbagliare. Pasquetta da protagonisti con la luna nel segno, amica di tanti astri ma tignosa con altri. Prima le scaramucce, con Saturno in quadratura e con la coppia Mercurio-Urano all'opposizione, segno che in famiglia e col partner non sarete sempre carini come gli altri si aspettano da voi. A momenti, almeno, perché Venere, Giove e Nettuno acquatici promettono l'esatto contrario. Passerete quindi da momenti di incredibile umor nero ad altri di incredibile dolcezza. Amore ed Eros. Felici le coppie libere di muoversi e fare come pare e piace loro, soprattutto i giovanissimi, alle prese con un amore nuovo e fresco come i fiori di primavera. Ancora sorprese per i vostri bimbi nell'uovo portato da nonni e zii, ma la più bella toccherà a voi. Tornate al paesello per festeggiare, vi imbattete faccia a faccia con un ex mai dimenticato. E neppure lui o lei a quanto pare si è scordato del vostro volto e del vostro nome. Cari Scorpione, riuscirete a fare colpo su una persona a voi cara e questo vi metterà un po' in difficoltà. Per quanto riguarda il lavoro, attenzione a qualche collega che farà di tutto per mettervi il bastone fra le ruote. Armonica a Giove. La luna esalta la vostra socievolezza e prelude a importanti avvenimenti, soprattutto sul piano sentimentale. Ottimismo in ascesa. Voglia di avere fiducia nel partner. Giove, Marte, Venere, Luna, Plutone e Nettuno oggi sono i vostri astri numi tutelari e sono ben disposti, vi consentono di dare sfogo in modo sereno e benefico ai vostri bollenti spiriti. Sia che siate in coppia oppure se condividete una relazione occasionale, aperta o in fase di costruzione, avrete la fortuna di contare su una splendida forma psicofisica e su uno slancio erotico di prim'ordine. Tutto questo in special modo se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 9 al 16 del mese di novembre. I nati dal 26 ottobre al 5 di novembre siano più guardinghi verso le imprese erotiche troppo azzardate. Lavoro e denaro. Se il lavoro ce lo svolgete col consueto zelo e la consapevolezza che di questi tempi non è una iella, ma una fortuna, anche nelle feste comandate. Oltretutto amate ciò che fate e siete del parere di migliorare ulteriormente la vostra professionalità con un master o un corso di aggiornamento, per ora preferite non parlarne, ma la decisione in cuor vostro è già presa. Riuscirete a conciliare tanti impegni e a non farvi sopraffare dalle mansioni che dovrete affrontare, grazie soprattutto alla carica positiva che in questo periodo sembra davvero non abbandonarvi mai. Quale star del cinema italiano di tutti i tempi ha saputo interpretare e portare sullo schermo la complicata e tormentata anima scorpionica, non di rado condendola di malinconica autoironia? Ma, senz'altro l'eccezionale Monica Vitti. Scorpione Doc. Guardiamola in Polvere di stelle per la regia di Alberto Sordi girato nel 1973. Benessere. Sani e belli, con un unico neo, svarioni ormonali, ma questo fa parte del pacchetto primaverile, e il capitombolo dovuto a distrazione, che vi procura un vistoso livido. Naturalmente potrete evitarlo, basterà porre attenzione a dove mettete i piedi. Allevia il tuo livello di stress oggi con qualche forma di esercizio che ti rallegra. Quello che fai per il tuo corpo lo devi fare anche per il tuo spirito. Correre con gli amici o fare un corso di aerobica funk sarebbe fantastico. Per lei, simpatico diverbio col vostro lui, beccandovi platealmente fate ridere i presenti, animando la tavolata campestre tale e quale un film ambientato 70 anni fa. Per lui, nessuna voglia di mettervi in auto stasera, con tanta gente al volante e alcuni anche su di giri. Meno male che da lungimiranti quali siete avete visto giusto e preso apposta ferie per non ritrovarvi imbottigliati. Che piacere rimanere mentre gli altri se ne vanno. Colore delle emozioni, bianco latte. Barometro dell'umore, soleggiato. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10. Attività, 9. Finanze, 7. Benessere, 10. Grazie per aver guardato l'video. Spero di vederti presto.